Madonna! Vacca! Ah, maia, maledetto! Si torna a correre sui kart a benzina, lo si fa un anno dopo sulla pista dove tutto ebbe inizio. Siamo tornati a Riccione per quanto riguarda la prima gara in kart a motore del 2024 in concomitanza con la Formula E. Io e gli altri membri del PDM Racing Team, ovvero Jake, il Ciga, il Maia e compagnia cantante, siamo giunti alla conclusione di riprovare un anno dopo la pista di Riccione con non una, non quattro, bensì tre gare. La prima parte in questo momento ed è una gara al pomeriggio anche con altra gente e partiamo malissimo nella pista di Riccione che vi magnificheremo più avanti nel corso della giornata. Una partenza in questo caso molto accorta da parte del sottoscritto che deve anche difendersi dall'ingresso di Jake che non inquadrato arriva all'ingresso in curva 2 nella tonnara del primo giro. Il Maia peraltro ha un pessimo scatto, arriva anche un contatto in questo momento tra me e il Maia che per distacco è il membro più forte del PDM Racing Team. Qui lunghi alla terz'ultima curva Jake entra, è un primo giro clamoroso che ci mette subito in medias res in questo commento senza presentare il contesto la pista e quant'altro, ma per quello appunto avremo modo e occasione nel video di oggi. Torniamo alla gara del pomeriggio con un caldo allucinante e due deficienti in tuta che provano a lottare. Arriva l'ingresso mancato da parte del sottoscritto su Jake che comunque non è lontano. Di solito il mio stile di guida predilige questo tipo di piste, molto di scorrimento e poco veloci. In questa parte però sembra in realtà l'esatto contrario, in quanto è la parte più veloce della pista e qui sbagliamo l'ingresso alla terz'ultima curva. Proviamo allora a recuperare in ingresso nella penultima chicane che mette sul traguardo che a Riccione è un ingresso semplicemente in curva, terzo giro di 14 previsti. Ricordiamo che stiamo disputando un mini GP con 5 minuti di qualificazione e 14 giri di gara. Qui si avvicina Jake che però chiude molto bene. Proviamo un incrocio in curva 2 ma il buon Jake chiude la porta per arrivare a difendere una importante quinta posizione. Ricordo che ci sono 12 atleti in pista e finire comunque di primi 4-5 è assolutamente cosa buona e giusta. Jake ancora davanti alla terz'ultima curva, proviamo allora l'ingresso all'interno in curva 1 ma vado lungo alla penultima curva e Jake giustamente incrocia e ripassa mantenendo la quinta piazza al quarto giro di 14 che inizia in questo momento. È un PDM Racing Team decisamente molto competitivo in quanto il Maia, Jake e il sottoscritto sono quarto, quinto e sesto, appena dietro c'è il Ciga che comunque è al grande ritorno sul kart e poi l'esordiente Sasha che avete visto nel video della Formula E con comunque una buona prestazione in top 10 e su 12 piloti. Non è assolutamente male calcolando che per lui era la prima volta, ma per noi che non è la prima volta invece c'è una grande lotta per la top 5. Stiamo tagliando il traguardo del quinto di 14 giri, taglio del traguardo che arriva in questo momento con Jake ancora in quinta posizione solida, il Maia solidamente in quarta posizione. Attenzione però al rischio dei doppiati, mentre nel frattempo i primi tre riescono a imprimere un grandissimo passo, mentre qui attenzione c'è un riavvicinamento perché abbiamo visto un contatto una curva più avanti, quindi senza fare vaccate colossali ci si può riavvicinare. Qui contatto tra me e Jake, mentre appunto uno dei danneggiati del contatto precedente evidentemente ha avuto qualche danno e di conseguenza si guadagna una posizione. Il PDM si intima in terza, in quarta e in quinta posizione al sesto giro di 14, ma la solfa è sempre la stessa. Jake è davanti, io sono dietro, provo l'attacco in curva 1, Jake lascia spazio, io allora entro per la quarta posizione, si entra per difendere anche un incrocio di traiettoria che non arriva, Indy per cui arriva una buonissima quarta posizione in questo momento, ma bisogna ovviamente difendere, siamo neanche a metà corsa e qui si sbaglia la curva in percorrenza veloce. Attenzione dunque al possibile ingresso di Jake che deve assolutamente rientrare, lo fa in questo momento con un grande incrocio di traiettoria sul traguardo, è sprint per la quarta posizione al settimo di 14, siamo ancora davanti in qualche modo mentre la camballa in maniera vergognosa, lunghi anche in curva 1. Jake ripassa, grandissima bagarre come a Finale Emilia lo scorso anno, trovate il video sul canale del Jake
furgone, altro incrocio, Jake è davanti, metà corsa e ovviamente è tutto ancora da decidere in questo momento. Siamo nella parte veloce, arriva intanto un doppiato che fa perdere tempo al Maia, fa perdere tempo anche a Jake, prova l'ingresso Jake, contatto tra Jake e il Maia, io devo allargare per evitare guai peggiori e quindi si gira sempre per quinti, ma manca ovviamente un giro in meno. Jake esce malissimo dal rettilineo, visto anche il contatto precedente, allora si rientra in curva 1, è praticamente finita, perché da qui in poi evidentemente non ci sarà trippa per Gatti, ci si difenderà in una solida quarta posizione, che per essere la prima volta nel kart a benzina è tutto fuorché un cattivo risultato. Quello però che non vi abbiamo detto è che questa è soltanto una delle tre gare in programma, questa era la sessione pomeridiana, la seconda sessione sarà quella serale, qui teniamo il traguardo del nono giro, ma appunto non succederà più niente. Quarta posizione, vi lasciamo alle emozioni del post gara e poi ci si rivede per la gara della sera. Puttana Eva, che bello! Figa, ti ho anche toccato all'inizio, tra l'altro. Dove sei arrivato? Quinto. Quinto? Ah, a momenti ti passavo. Ti passavo anche a momenti. Mi ha fatto girare! Eh? Lui? Sei tu il dannato che mi hai fatto girare! No, io mi sono trovato lui girato, te che eri finita per sprelle. A un certo punto io ho trovato te, sì, che gira, lui per sprelle. E lei invece per le terre, allora, praticamente? Lui era per Asprelli perché io l'ho centrata. Ah, eri tu? Ecco cosa! Perché... Io e te stavamo battagliando. Ok. Dobbiamo uscire da qua che qua... Dai. Vabbè. Però, avvocato lurido, opinioni a caldo. Un anno che non correvo, posso dire che sono soddisfatto, ovviamente. Non ho potuto competere con il mio compaesano d'oltreoceano. Però veramente bello. Alle 9 si ripete, sappilo. Assolutamente. Io ti stavo per battere. Io ti stavo per bere tanto così. Io a tanto così. Infatti, visto che hai perso un'eternità di tempo. E dopo una sessione del pomeriggio alle 9 si torna a Riccione. Ricordo che le condizioni sono cambiate, c'è un po' più fresco, al netto che per essere metà aprile c'è un caldo fottuto, ma attenzione perché appunto con condizioni di pista più fredde anche la condizione del mezzo può cambiare e chissà se usciranno tempi migliori in questa sessione serale sempre a Riccione Kart Circuit. Qui vediamo un onboard un po' più dettagliato e un po' più tranquillo dopo la gara 1 del pomeriggio, che comunque ha visto tanta bagarre. È un circuito molto tecnico, molto completo, che unisce una parte mista, la prima una parte veloce, la seconda che di fatto termina con questo curvone che è stato appena affrontato, dove è importante far scorrere il mezzo, ci si mette poi nella ultima chicane che va poi sul traguardo per una pista che è lunga poco più di 300 metri, un po' come Parma ma larga decisamente il doppio per permettere incroci di traiettoria e sorpassi. Ci apprestiamo a fare l'ultimo giro di qualificazione dopo una prima parte di sessione fatta da soli, ci si allarga un attimo per prendere il riferimento dei piloti che storicamente in qualificazione vanno meglio, ovvero Maia e Jake, che storicamente nella parte veloce di Riccione ne hanno di più e quindi da loro bisogna altro che imparare per evidentemente ottenere il miglior tempo. Ultimo giro lanciato per entrambi i contender, JTV e Maia, e anche per me, quindi pronti via in questo onboard da 330 metri, curva 1 fatta bene, curva 2 cucita molto bene al cordolo, si esce con un'ottima velocità per immettersi nella parte veloce che è storicamente quella dove io vado di meno, però con riferimento davanti qualcosa possiamo capire qui, questa curva è importante allargarla per poi stringerla, buona in questo caso la percorrenza, cuciti molto bene al cordolo in questo caso, ci si mette nella ultima chicane per lanciarsi poi sul traguardo e avere il tempo registrato della sessione, parliamo di 33 e 352, un grandissimo tempo che migliora sensibilmente anche i tempi fatti in gara nel pomeriggio, partivamo da un 33.6 e qui invece è pole position 33.352 con un buon margine sia su Maia, sia su Jake, sia sul Ciga, che sono i quattro magnifici contender del PDM Racing Team che andranno evidentemente a contendersi questa gara, una gara 1 che parte tra poco, lo spegnimento dei semafori sarà dunque lights out ed è in questo momento la partenza della gara 1 del GP del Riccione Kart Circuit, un format che prevede evidentemente una gara 1
1 da 14 giri e una gara 2 da 12. La partenza è fondamentale perché evidentemente il Maya e il Jake dietro di me sono decisamente agguerriti, però le prime due curve sono state affrontate nel migliore dei modi e quindi è importante cercare di imprimere subito il proprio ritmo, un ritmo che in qualificazione si è visto con condizioni più fresche rispetto alla sessione pomeridiana essere migliore rispetto evidentemente alle 6:30 e di conseguenza se teniamo un passo del 33 basso si può evidentemente arrivare alla vittoria di una gara 1 che è vero è soltanto con 4 concorrenti al via, ma comunque può dare tanto morale in vista anche di altri eventi futuri in kart che potrebbero arrivare nel 2024 dopo aver vinto una gara fino alle miglia. Ci si appresta evidentemente a vincere anche una gara qui al Regione Kart Circuit, siccome in questa gara 1 non ce n'era veramente per nessuno. Il Maya e Jake hanno battagliato dall'inizio alla fine, ma qui al giro numero 14 stiamo per affrontare le ultime curve della gara 1 del GP di Riccione. Suonerà l'inno lettone ancora una volta, il tristo mietitore sull'asfalto si conferma dopo finale miglia. Arriva la vittoria per la mia gioia che sentite in sottofondo, una vittoria dominata senza se e senza ma. Di sicuro l'onboard dei miei avversari è sicuramente migliore, ma adesso altre emozioni del post-pista. Cazzo! Meglio, perché non ne ho... Hai 5, penso basta. Okay. Quanta merda vi ho dato, ragazzi! Ma voi due che cazzo state facendo? Che eravate lì dietro a scambiarvi posizioni, quello, quell'altro? Oddio! Io non so come ho fatto a fare 33, a me non andavano i tempi, a un certo punto ho visto 33-2 in gara, ho detto qualcuno faccia gli screen del... Io in gara ho fatto 33-2 al tipo terzo giro, guardavo i tempi lì, a me non va il monitor dei tempi, non mi va. Quanta paga vi ho dato? Cioè, avevo una curva di vantaggio, ma tacca tu. Ma io non so che cazzo ho combinato. E dopo la gara 1 abbiamo anche la gara 2, due giri in meno, ma la griglia di partenza è la stessa della gara 1, quindi si parte in pole position alla ricerca di una fantastica doppietta. Lights out in questo momento, parte una gara sprint di fatto, con due tornate in meno, sempre su Riccione, appena dopo aver concluso la gara 1. La partenza anche in questo caso è molto molto buona, indi per cui andiamo a cucire bene il settore misto, che è quello dove devo storicamente guadagnare di più, in quanto nel punto veloce che è questo i miei avversari storicamente guadagnano un sacco di tempo, qui un po' larghi probabilmente nel curvone veloce per immettersi nelle chicane finali che sono affrontate però comunque molto bene per tagliare il traguardo del primo di 12 giri previsti. Difendiamo la prima posizione, ma questa gara a differenza della precedente sarà diversa perché i miei avversari avranno capito evidentemente qualcosa dal mio stile di guida vedendomi dominare gara 1 e quindi sono decisamente più dietro. Diciamo il fatto che il mio fisico un pochino ne ha risentito rispetto a gara 1 e a gara 2 e quindi in questa gara 3, se vogliamo chiamarla così, ci saranno un po' più di errori e quindi è importante essere oltremodo precisi per imprimere un passo molto similare alla gara 1 di poco fa, dove si girava sul 33 basso agile in scioltezza, calcolando che il record della pista è 32 alto, qui leggermente lunghi probabilmente in curva 1, cordolo cucito in qualche modo per sbaglio e di conseguenza ci siamo un po' difesi dalla pitona del Maya, che ovviamente voi non vedete dietro ma è sempre lì vicino, e appena dietro c'è sempre Jake che sta cercando evidentemente un modo per guadagnare la posizione. Quello però che è importante dalla nostra visuale è non sbagliare e fare di fatto una copia carbone di gara 1. Qui un pochino lunghi all'ultima curva, come vedete è uno stile di guida un po' più impreciso, dovuto forse anche alla stanchezza del fisico, dovuto anche evidentemente a degli errori di imprecisione che non dovrebbero esserci. È vero che sono solo 4 contender, ma comunque una vittoria fa sempre gola. In questi primi 3 giri di 12 previsti al momento non sembrano pervenire attacchi, ma il Maya, ripeto, voi non lo vedete, è dietro di me e sta cercando di guadagnare tanto più tempo possibile. Il Maya ha un passo in questo momento della gara del 33 basso che dovrei avere anch'io, ma in realtà io sto sbagliando tanto e il passo impresso è 33 alto, e in una pista del genere mezzo secondo o 4 decimi che siano fanno nettamente la differenza. Proseguiamo in questa telecronaca con un altro errore. Vediamo qui un
doppio errore in realtà, perché nella primissima curva del rettilineo ho cucito troppo il cordolo, nella seconda ci sono caricato sopra e quindi ho perso un sacco di tempo. Attenzione perché potrebbero pervenire attacchi da parte dell'avversario dietro alle mie spalle, sempre il Maya che tendenzialmente su queste piste vince. Però noi stiamo avendo una posizione molto di vantaggio in questo momento, quasi insperata direi. È vero che è una pista che favorisce il mio stile di guida, ma in questo giro abbiamo fatto tantissimi errori. Con gli highlights però siamo ormai arrivati in fondo, è praticamente l'ultimo giro. Cordolo di curva 2 cucito molto bene, curva 3, altra grande percorrenza, cordolo in questo caso appena sfiorato. Si vola in questo momento nella parte veloce dove dobbiamo difenderci. Ricordiamo che il Maya è dietro e non di moltissimo, potrebbe provare un attacco qui nel curvone veloce che però è cucito molto ma molto bene. Manca soltanto l'ultima chicane, parte 1 a fronte in questo momento, parte 2 superata, ancora una volta c'è il Great Flag e ancora una volta suonerà l'inno nazionale della Lettonia. Dio benedica il tristo vincitore e questa grandissima gara fatta a riccione, doppietta in gara 1 e in gara 2. Sono i 4 concorrenti, ma comunque ottimo allenamento per il KTM Racing Team, un gran quarto posto con 12 piloti al via. Insomma, grandissima gara, questa è la gioia mia e i complimenti anche ai miei avversari. Vai Jake, un applauso anche al Giga che è tornato in pompa magna con il ritorno nei kart. Il saluto da parte di Matthew Thorgard, ci vediamo al prossimo video.